Vai, pronto? Registro? Allora, facciamo l'unboxing, come si chiama, per questo obiettivo che ho ordinato tramite eBay su eGlobal. Capito? eBay su eGlobal, non direttamente su eGlobal. Su eBay così c'è una garanzia di più e pagata con PayPal. Allora, ordinata il 12 di dicembre. Il 16 mi hanno dato l'ok. Oggi è 10 gennaio e adesso con molti giorni di ritardo, causa probabilmente anche le poste o così chiama, le feste, Le insomma, feste di Natale. eccetera, eccetera. Allora, questo è il pacchetto, è perfetto, si sente che è ben imbottito. Apro e vediamo che c'è dentro. Speriamo, no, il sasso no perché è troppo leggero. Il sasso non c'è, ecco qua. Open il sasso. Eccolo qua, è uno. E questo lo butto. Altra confezione, altro pacco. Confezionato benissimo, bello imbottito. Oh, questo ordine è stato fatto a un prezzo veramente altamente conveniente rispetto ad Amazon, eccetera, eccetera, in confezione white box, cioè praticamente un obiettivo recuperato da un kit. È venduto separatamente, è un kit originale. Ecco qua, e infatti dentro c'è la scatola bianca, white box. Ammazza, voleva aprire un pezzo solo, vabbè, abbiamo tutto, tanto, ecco qua, ok. Allora, dal peso sicuramente sembra vuoto. Ecco qua, white box, alta plastica. Attento che rotola. C'è più niente, altra plastica ancora, non c'è niente, praticamente c'è obiettivo che così sembra, anzi no, diciamo così, potremmo quasi quasi dire che non c'è niente, non c'è un pezzetto di carta dentro, non c'è niente, butto via e niente. A un occhio esperto è un 45-150 Lumix, a un occhio esperto sembra nuovo di zecca, e paraluce, tappo dietro, tappo davanti e paraluce. Ci ha messo dalle 12, ci ha messo circa un mese con tutte le feste di Natale di mezzo, eccetera, eccetera. Allora, la cosa verificante è il tracking, che oggi è pagato, dopo qualche giorno mi è arrivato un numero e la conferma che è stato accettato il pagamento e è partita la procedura di spedizione, eccetera, eccetera. Poi dopo, fino a 2 giorni fa, cioè fino al 6, mi sembra di gennaio, non ho più saputo niente. Oggi è 10 e è arrivato stamattina. Quindi Bartolino mi ha comunicato ieri. Perfetto, bellissimo, è praticamente nuovo. Ok, altre informazioni a seguire. Lo proviamo. Fine, mo' proviamo, quello molto che a te. Bello però. Hai finito, eh? Aspetta, se no vado sul viso, eh. Eccolo qua, vedi, è pure stabilizzato, Sì, vedi? Pure lo so che è stabilizzato. bene, sto camminando, è stabilizzato, però aspetta, ecco adesso se io mi avvicino, lui continua a mettere a fuoco, Meno dovrebbe, sì, è che io non ci vedo male. senza Ma occhiali, non hai cambiato la lunghezza focale, è no, rimasto prima ho sempre. fatto la camminata sul 9, sul 45, adesso zoomo, guarda, zoomo. Zoom, ammazza quanto è rigido perché è nuovo. Zoom. Non lo so se è a fuoco perché non c'ho gli occhiali. Aspetta, Sì. oh, adesso ci vedo. A fuoco, a fuoco. Vedi, pure così vicino qua da mettere a fuoco, vedi? Da qui mette a fuoco. Si vede Dopo che è un metro. sfoga. Sì. No, Quindi da un metro in poi il 90. mette. Da un metro in poi il 90. Va Adesso benissimo. cammino per vedere se mi sposto, vedi, pure se lo metto a destra è a fuoco, se lo metto a sinistra è a fuoco e la stabilizzazione che è anche nell'obiettivo è buona, però metto a fuoco a un metro col 90. Adesso zoomo, guarda la zoomata, eh. È a fuoco, è a fuoco, è a fuoco. Allora, è potente e a fuoco, da sta distanza a fuoco.
Guarda che bello, lo sfocatura. Che bella sfocatura dietro. Bella sfocatura dietro. Vedi? E qui sta lavorando 5-6 di soggetto è aperto. Sì, io sempre tutto aperto. Il soggetto è a 5 metri da noi. Vedi, proviamo a fare un'inquadratura. Ecco, gli alberi stanno, diciamo, 50 metri saranno. Forse 50 meno, metri da noi. Non ci sta una cosa che ti dà la misura della distanza, vedi? Guarda l'aereo sopra. Dov'è? Eccola, l'aereo, dov'è? Non lo vedo, eccola. L'aereo così è 45, zoom. Eccolo lì. Questo è il 150. E che poi sarebbe il 300. Vedi, messa a fuoco continua al centro.